viola, il violet mi pare che fosse il violet questo. Il violet, teal, milk, il fucsia, il cherry pink che è quello più bello, insomma io facevo fatica a stenderli e non lo so, non mi sono trovata bene, infatti ho preso solo questi, non ho preso altri, vedo, li hanno rifatti a Natale, li hanno rimessi poi, li avevano tolti perché erano limitati, li avevano rimessi, hanno fatto anche l'edizione Natale, io non li ho presi perché è proprio un discorso che... insomma, su di me non hanno avuto sta resa. L'unico che ho preso della cupcake, che delusione di uno smalto. Questo fa un effetto tipo fango, sabbia, fango zuccherato. Non mi è piaciuto l'effetto. Questi sono altri colori basici, mentre questi con il tappino così sono quelli che facevano il crank. Voi li stendavate, poi quando si asciugavano, craccavano. Ne ho un po' di colori e questo ne ho anche usato. E questi hanno veramente i loro anni, perché ce ne sono un bel po'. Questi invece sono gli effetti magnetici. Questi ho idea che secondo me, guardando come sono messi un po' maluccio. Proverò a rimescolarli, ma questi qua con gli effetti strani ho idea che mi lasceranno. Sempre il crank, magnetici. No, questi addirittura non sono i magnetici. Allora, questi sono i crank. Questi sono i magnetici, questi che hanno le righine così nel tappino. E invece questi che hanno il tappino così, che avevo trovato anche questi scontati, sono quelli effetto mirror. Questi li avevo trovati l'anno scorso, scontati 1,90 € e ho preso un po' di colorazioni. Questi sì, basta shakerarli, ma credo che i crank e i magnetici... E questi sono bellissimi, però sotto bisogna avere una super unghia levigata perché segnano un casino. Questi non sono magnetico. Segnano un casino l'unghia e qualsiasi, come si può dire, difetto all'unghia sotto la segna, però non mi ricordo se era 1,90 € o se erano 1 € questi, perché proprio erano quest'estate addirittura che li tiravano dietro praticamente, che ne compravi 5, te ne regalavo, non mi ricordo che offerta c'era, comunque li ho presi perché questi, come vedete, basta shakerarli, sono tornati e avevano delle colorazioni fantastiche, perché io ho tutti i miei accessori che poi dopo questo lunghissimo video forse riuscirò a farvi vedere. Questi sono altri sugar matte, basta dai, perché sono veramente, se riesco a farvi vedere anche tutti gli accessori con un video super lunghissimo avrei tutte le cose per fare delle bellissime nail art, però ragazzi ci vuole il tempo per farle asciugare, non farle asciugare, prenderle eccetera. Io alla fine, sì è vero sono una mamma, ma non ho mai riuscito a farlo, già per mettermi questo smalto qua stamattina è stato un miracolo. Questi sono tutti smalti Shaka, Shaka che costavano 1,90 €, ma questi hanno una veneranda età, hanno questi... sono colori che secondo me non ci sono neanche più. Questi li avevo comprati scontati all'outlet di Deborah, sarebbe lui Flo, che c'è scritto di non usare sull'unghia direttamente, poi alla fine io non li ho mai usati, però costavano 90 centesimi, 1 € credo, perché proprio li lanciavano dietro. Ho questa foil di Essence che non sono mai riuscita ad usare perché non ho mai trovato la colla che ci andrebbe sotto. Ho questo top coat matte di HM, che poi il matte, cioè non basta, non deve essere una marca particolare secondo me, cioè serve solamente un matte. Questa è una scatola mezza vuota perché ovviamente devo tenere anche delle scatole mezze vuote perché arriveranno i bambini nuovi, faranno delle collezioni nuove per questa primavera, spero. Allora, questi sono per le nail art, sotto hanno il pennellino e sopra hanno la punta, voi schiacciate, esce lo smalto per fare la nail art. Sono vuoti, li ho comprati io vuoti, li ho comprati sul sito Loa Center, che ho visto non ha neanche la pagina, non ha neanche più di tanto su Instagram, su Facebook non pubblica queste gran cose. Ha un bel sito, io questo l'avevo comprato 6 anni fa, queste cose qua, ne avevo comprate 6 mi pare. Io avevo travasato dei Kiko dentro, quelli da 1,90 € e li avevo usati per fare le nail art quando ancora non si trovava tutte queste cose per le nail art come si trovano adesso. Un po' di scorte di penna corregge smalto di Kiko trovate in offerta perché secondo me è il meglio, prezzo pieno sì è vero è caro, 2,90 € mi sono fatta la scorticina perché secondo me le punte durano molto di più. E
Vi dicevo che avevo anch'io degli OPI, questi sono i miei due OPI, non li trovo, non giustifico i 12 euro della spesa, per cui sono gli unici e credo che non andrò mai più. Questo l'avevo preso in outlet insieme all'altro top coat, sempre di Essis, 259. Questo l'ho preso scontato, anche questo è il 96 Beach Sun Blue. Questa era una base che c'era sempre là, non ha nessun numero. Poi ho questo rosso, stupendo, ma ripeto, non mi fanno impazzire neanche questi, non giustifico il costo che hanno. Ho dei Collistar perché erano tipo dei top coat particolari che sono usciti l'anno scorso, questo mi piaceva il colore e questo era un bianco che speravo in un bianco che rendesse, alla fine non rendeva. Ho dei Sinful Color che non mi fanno impazzire neanche questo bellissimo fucsia, questo un po' più scuro. Questo bellissimo top che ho preso da Lilla Poise perché anche questo lo tiravano dietro. Questo colore me l'ha mandato la Silvietta. Ciao Silvietta. Questo bellissimo colore di Astra che però non asciuga mai. Poi ho un Essence spaesato, un paio di Essence. Questi sono nella scatola sbagliata, birichini. Sono nella scatola sbagliati. Tutti omaggio sul giornale, io di questi non ne ho preso uno, non mi piacciono i Laila, non mi fanno impazzire, però quando danno gli omaggi sul giornale io non resisto e li devo prendere. Questa base di Revlon che non mi è piaciuta, base top coat di Revlon che non mi è piaciuto perché non è miracoloso neanche questo top coat che potete farci su qualsiasi smalto, mettete questo, poi potete farci i disegni, che poi vi farò vedere, ho anche le calamitine. Questa base di Essence non mi è piaciuta, e l'unico Wycon che ho io, carino, bel colore, e questo è in castigo lì perché non ho il coraggio di buttarlo via, ma sapete cos'è, non dico, non mi dilungo altro perché no, sono stanca adesso di far polemica, non mi dilungo di più, ha avuto il suo, è lì, ma mi dispiace buttarlo. Questi sono tutti smalti Essence. Allora, ci sono quelli della collezione Mary Berry di Natale, tutti me la sono ordinata per non perderla su Cosmetic for Less. Non credo ordinerò più perché 6,50 euro di spese di spedizione. Anche no, erano dei bei colori, anche questi non sono riuscita ad usarli. Trovo scomoda la bottiglietta con questo tappino qua. E la cosa più terrificante è il pennellino, che potevano farlo un po' più largo. Io mi sono trovata un po' male, abituato ormai ai Power Pro, ai rimmel eccetera, con i mega brush io non mi trovo bene. Ho trovato Clares, cavolo si chiama, in un centro commerciale da me, e mi sono preso questo spaziale top coat che poi dovrò spostare, ma questi sono due della Nautigirl, dovrò spostare, ma quella scatola là è piccola adesso. Questo era di Catrice con questo colore perlato, fantastico. Questo è un top coat che in teoria sarebbe per il foil, ma non va bene dalla cippa. Poi va un po' di Essence Gel No Lamp. Questi mi piacciono un sacco perché hanno il pennellone largo, anche questo colore pieno, asciugano in fretta. Questo addirittura ha un riflesso particolare. Sono stati effettivamente surclassati dall'arrivo di Power Pro perché, boh, non lo so, hanno fatto dei colori che mi garbavano, garbavano. Questa era la collezione di Cinderella, che ovviamente non potevo non prendermi, come ho preso il blush e il illuminante con il loro top coat fotonico. Questo è un top coat effetto graffiti, c'è scritto sopra. Questo era per dare più colore, ma niente di che. Questa era la Rockout, però fa effetto zucchero se non mi sbaglio. Questo è il Peel Off di Essence. Questi sono sempre di Clare, quello che volete. Questo, no, questo era Cinderella, un altro tappino uguale in imbroglia. Top coat di scorta di questo. La Riba top coat. Io adoro gli smalti, però se vedo top coat particolari, questo è l'effect latex, molto bello questo da vedere sull'unghia. È un effetto matte, ma è un matte proprio effetto latex, cioè plastica. L'ho preso anche in nero e dovrei averlo anche in bianco. Non aia, ho sbattuto contro la videocamera.
e non capisco perché non lo vedo qua dentro il bianco. Dovrei avere anche il bianco, fantastico. Il bianco mio adorato, che poi ho trovato qualcosa di meglio, ma va benissimo anche quello. E questo era uno di quelli vecchietti, 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 che so che c'è la versione con la scritta verde, io ho anche la versione con la scritta grigia. Era stato così tanto amato, io non l'ho trovato così. Delusione di smalti, questi. La Brittì proprio per me è stata una delusione totale. Non ho capito perché mi manca una colba. La Brittì della Essence è stata una collezione delusione totale, proprio dal blush fino allo smalto. Osceno. Se ci metti sopra il top coat, però va bene. E questa è la favola della favola. Questa è la scatola top coat particolari. Ci sono questi che sono della Digital, sarebbero smalti, ma io li tengo lì come top coat. Questo è il foil, sono quelli proprio più particolari, ma che questo è l'effect blending. Me ne tiro fuori alcuni. Questi qua andavano a coppia della Essence con il loro smaltino colorato. Se riesco a trovarlo, il viola. Questo ovviamente è l'ultimo perché sennò andavano in abbinato così. Twins, il suo top coat con lo smaltino. Quello azzurro aveva il top azzurro, azzurro lillino. Non so, magari li ho invertiti con quello di prima. Si capisce, il rosa aveva il rosa, era carino questo da morire. Poi questo è di Avon Glitterozzi, questo è un chicco colori. Adesso dovrò risistemare anche questi perché alla fine vedo che ci sono smalti effetto normale e top coat mescolati. Questo l'ho cercato veramente tanto, adesso ve lo scuoto perché lo vedete solo scuotendolo. Effetto neve, effetto palla di neve, palla di vetro con la neve di Essence, fantastico. E Kiko, come avete visto prima, ha fatto una cosa simile con i cosini un po' più piccoli. Questo con queste pagliuzze, non ho idea di quanto durerà. Questo è della Rockout e dall'altra parte ce n'era un altro. Si sono, questi sono un attimo da sistemare, ma mi serve una scatola gigante. E poi ho dei L'Oreal che ho preso perché hanno, a me i L'Oreal non fanno impazzire. Ho preso perché questi sono top coat, signori, top coat. Cioè, guardate qua. Cioè, i L'Oreal normali non mi fanno impazzire. Questo vogliamo parlare. Ma questi qua effetto così, tutti miei. Questo era un effetto jeans che avevo trovato, è sempre opaco, ma leggermente satinato, che avevo trovato in offerta perché a prezzo pieno anche no. Vederli così gli smalti, secondo me, io li sto pescando a vederli così, cioè secondo me si vedono meglio stesi, però questo era tipo uovo di quaglia, come si chiamava. Mi era piaciuto tanto quello là, talmente tanto che ne dovrei averne due. Questo ha le pagliuzze invece lunghe. Perso il conto di quanto siamo, io non lo vedo mai. Pagliuzze, metti a fuoco, vai che ce la puoi fare. Sì, dopo non ve le sto a far vedere tutti. Queste erano vecchie cose per fare le nail art, hanno il pennello lungo. Questo vedete, è un'altra boccetta di New York Color imboscato di riserva. Si sa mai. Questo qua ha sempre avuto questa cosa da separarsi già da nuovo, ma è particolare perché ha sì, ma poi dei puntini neri in mezzo. E questi sono altre cose Rockout. Queste sono le stelle che si illuminano di notte. Questa, e questo è Belle Girl di Essence. Questo Catrice, che sembrano delle squame di pesce, come le chiamo io. Queste fatte così. E vabbè, questo vabbè, non andrebbe mica qua. Questo di Pupa. Di Pupa qua ne ho un po' di top coat perché questi sono i Diamond Dust che sono usciti l'anno scorso e sono top coat. Questi li ho presi perché mi piacciono un sacco. Ne prendo due alla volta così forse finiamo. Non li tiro su tutti, 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 eh. Questo sempre glitter.
Questo è di Chicco, anche questo tipo scaglie di pesce, non lo chiamo io. E dopo qua ci sono dei fancy, o fancy. Questi sono i Rimmel, invece, Space, com'è che si chiamavano? Space Dust, Glitter, usciti per l'altro anno. Li ho presi tutti e quattro, io mi facevano da morire. E questa è la scatola dei balocchi. Quando troverò una scatola gigante da poterli suddividere. Poi ho riciclato una scatolina di Bottega Verde, dove ho messo tutti i miei water decal. Adesso sopra ci sono quelli di San Valentino, perché tiro su quelli che mi servono di solito. Li ho messi in ordine per frutta, fiori, farfalle, eccetera. Forbicina e pinzetta per usarli. E quando mi servono li cerco in questa maniera qua. In questa scatola qua ho lasciato di là la piastra gigante. Ho una piastra gigante da stamping, quella me la sono, o stamping, me la sono dimenticata di là. Questi sono tutti i miei stamping che io ho diviso con le custodie di carta dei CD. Questa è un foglio d'oro alimentare addirittura, che per chi segue il Clio dall'inizio l'avevo usato per fare un trucco sulle Piper. Beh, ma stiamo parlando di anni e anni e anni fa, io sono corsa a comprarlo subito, mai usato. Questi sono gli smalti Laila, sempre, sono fuori, sempre campioni omaggio dal giornale, tutti, tutti, non ne ho comprato uno, ha pagato prezzo pieno. Adesso ci metto insieme gli altri che sono infiltrati. L'unico Laila di questi qua, One Coat, costano un casino e sì, sono belli pigmentati, tutto quello che volete, ma non li trovo eccezionali. I Deborah Mini, quelli Deborah Prêt-à-Porter, io ve li tiro su tutti perché sennò veramente non finiamo più. Sèche Vite, che pensavo di aver buttato via, questi hanno come minimo 8 anni. Ne ho uno ancora sigillato, che avevo preso un'offerta su QVC anni e anni fa, e io non riesco ad usarlo. Il Sèche Vite ha un odore allucinante e non vedo questa cosa miracolosa. Sempre omaggio giornale della Laila, sempre omaggio giornale della Laila, idem come prima. Un Orly che c'era in omaggio sul giornale. Top Coat Matte, che davano in omaggio con gli smalti nuovi l'anno scorso, perché questo è il sacchettino degli accessori. Ho messo le foto anche su Instagram. Adesso li rovescio tutti qua. E ne sono caduti i mezzi. Pennelli che avevo donato su quando ancora non andavo AliExpress, su eBay. Set di pennelli, forbicine, stamping. Mi vibra il telefono. Beh, posso rispondere anche dopo, li chiamo io. E questi li spostiamo qua. Io volevo riuscire a farvi vedere, sono in fine, dai, l'ultima scatola. Volevo farvi vedere questa scatolina qua, che l'altra volta non vi avevo fatto vedere bene. Altri accessori, questi li ho presi tutti dai cinesi. Questi sono, è una polvere che fa effetto, voi mettete il trasparente, ce la mettete sopra e fa l'effetto velutino peluche. Questi li uso per fare delle nail art quando ci riesco. Praticamente stendete qua con quello per fare il perforacarte. Lo tagliate, poi lo smalto si stacca, lo mettete sull'unghia per farvi la vostra bella nail art senza avere water decal e altro. Poi questo Color Stop Fluid, che serve da mettere nel contorno delle cuticole per usare lo stamping, eccetera. Devo ancora usarlo perché non si stampi, non sono riuscita a farlo. Li mette fiori secchi per fare sempre le nail art. Catenelle per fare le nail art, tutto preso dai cinesi, perché Melissa è una cosa dei cinesi. Glitter come non ci fosse un domani. E poi avevo tutte queste scatole buttate di qua e di là. Questi sono Steri Strip. Sì, Steri Strip. Steri Strip sono quelli per fare la medicazione, brava. Questi qua sono gli stripping tape. Di tutti questi li avevo pagati forse se no 12 euro su eBay per fare sempre le nail art. Varie ruote con glitter. Questo è un sono gli archetti per i denti. Se voi mettete due strati di smalto, non lo fate asciugare, ci fate le righine sopra, mettete le perline in mezzo, vi fate l'effetto Chanel. Questi sono rilievo in positivo e in negativo, stamping in positivo o in negativo, che non mi ricordo mai. Praticamente mettete il colore e lo fate direttamente qua, poi pigiate sopra al confronto dell'altro, che prendete lo stamping. Glitter come non ci fosse un domani. E poi li avevo tutti buttati in varie scatoline come queste qua. E io ho preso queste belle scatoline. Questi sono Fimo,
Vediamo così. Fimo fiori, fimo frutta, fimo farfalle, sempre per le nenate. Io le ho prese e me le sono divise belle. Queste sono tutte. Sì, è vero, non me le vedete mai addosso per il semplice motivo che comunque saltano via, è vero, tendono a saltare via. Però quando mi verrà in mente di farmi le mie giornate, queste sono perline, micro perline, le mie giornate nail. Adesso sto cercando di prendere il mio tempo, glitter, ma tendenzialmente tendono ad uscire da qua. Altre perline diverse, però colorazioni diverse. E le ultime sono borchiette, come le borchiette che avevo fatto vedere prima. E devo prendere i miei tempi per farmi le mie nail art, perché come vedete le cose non mi mancano, sono tutte belle ordinate e divise, io so dove prendere le scatole. Non mi dilungo più perché veramente è stato un video lunghissimo. Un bacione, ciao, alla prossima! Sono ancora qua, visto che in teoria dovrei riuscire ad attaccarci il pezzo di video, ovviamente potevo non dimenticarmi qualcosa. Certo! Allora, ne ho approfittato di andare a prendermi la mia piastra per lo stamping. Sono lì, ciao! Gigantissima, con tutto quello che si può volere di tutto di più. Questa l'ho usata perché comunque si vede anche anche gli altri li ho usati. Bisogna solo, ripeto, avere il tempo. Mi sono dimenticata questo sacchettino bellissimo. Che merita, sempre di accessori, sempre per lo stamping. Questi sono belli discretamente morbidosi. Questo l'ho preso su AliExpress, non so se si nota com'è. E vi dicevo dello smalto di Essence, che il top coat da applicare sopra, poi con la calamita fate quello che volete. Io di calamita ho questa che fa questo effetto tipo rombi incrociati, questo cuoricino di Essence, poi comunque dei li rovescio come ho fatto prima perché sennò di Kiko avevo preso le calamitine a parte, per cui avevo anche queste a suo tempo dei magnetic, e addirittura c'è questa pennina qua di Essence con la punta magnetica che voi passate sullo smalto, fate il disegno che volete, dotter come non ci fosse un domani. Con sempre presi 4-5 dai cinesi, gli altri li avevo ordinati. Alla fine, super giù, non dovete mica avere tutti questi qua. Ci sono le punte che si ripetono un po': più grossa, più fina, più sottile a penna, ma alcuni si ripetono. Dei pennelli che sono quelli che ho selezionato, di quelli là che ce ne sono di più. Questa pinza fatta così. Questa che non ho mai usato alla fine servirebbe da mettere così per mettere lo smalto e non sporcarsi. L'ha fatto anche Kiko, costa 4,90€, 5,90€, questo costava 99 centesimi di Essence ovviamente. Forbicine, questa più sottile addirittura al cappuccino per non tagliarsi. Un altro cosino per gli stamping, questi che servono per tirare lo stamping così. Prima di prelevarlo, ma potete usare tranquillamente una tessera al supermercato o una carta di credito se volete usare quella. Tronchesino per pellicine o comunque io li uso per tagliare gli stipping, stipping tape, là, quelli che avevo detto prima, adesso mi sto perdendo. Pinzetta, altro dotter che avevo preso di Essence, un altro di quelli che uso per fare le manicure che vedrete avrete visto nell'altro video. E oltre a quei bei pennellini lì, questa pinzetta con questa punta qua. Questa volta dovrei aver finito, non so quanto verrà lungo il video. Baci baci!